Aleandro Romanò, allenatore della Monini Marconi. 9 partite, possiamo fare un po' un bilancio di questo campionato che inizia a delinearsi, i valori in campo incominciano a essere evidenti. Sì, penso che abbiamo cominciato ancora, c'è tanto da lavorare, tanto da vedere, anche perché la seconda parte del campionato secondo me è quella che conta tanto, no? Però fino adesso penso che la Monini ha fatto dei grandi risultati, ha giocato molto 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 bene con, soprattutto con Chiusi, che è un scontro diretto, con Paolo Torre ci ha dato un valore aggiunto enorme, e niente, penso che ancora c'è tanto da migliorare, però stiamo per la strada giusta. Penso che è un campionato molto difficile, sono 6-7 squadre praticamente con lo stesso livello rispetto all'anno scorso, è un campionato lunghissimo, per quello ti dicevo che è molto importante adesso la seconda fase, che è quando uno deve stare bene fisicamente, deve stare il gruppo unito, vediamo di stare soprattutto con l'obiettivo nostro, che è entrare dentro il playoff, che no, penso che ancora non è impossibile, penso che avevamo le porte abbastanza aperte, dobbiamo lavorare con tanta costanza come abbiamo fatto fino adesso, che io sono sicuro che arriveremo abbastanza. Secondo te Grotta Azzolina e Grosseto riusciranno a mantenere questo rullino di marcia terribile? Guarda, l'altra volta sono andato a vedere la partita Grotta Azzolina con la Grifo, e Grifo stava per vincere 3-1. Penso che tutte le squadre possono vincere e perdere con tutti, salvo le ultime tre, Chieti, Città del Castello, però gli altri sono tutti di alto livello, ossia se uno gioca bene può tenerla sotto, se uno veramente c'è una giornata storta rischia veramente di perdere i punti. E per questo dico che è un campionato tanto bello, perché alla fine è bello perché ogni sabato o ogni domenica uno deve andare a giocare al massimo, se no perde. E questo è una cosa molto positiva, perché per quello dico che può succedere nella seconda e nel ritorno tante sorprese. Grazie. Prego.